anticipare sotto le plance da Williams, non riesce a districarsi nel traffico sotto canestro e dunque viene superato dall'avversario nel rimbalzo. Può ripartire Green, il piccolo Green che ha fatto una partita più che decorosa questa sera. Nei tiri finché Cipres buca ancora la retina della squadra di Pesaro e dunque meno 3 per Varese, 79 Varese, 82 Pesaro, un finale che si preannuncia incandescente. Linea Pancrazzi. Sì, intanto ci avviamo al finale di Ferrara, a 4 minuti dal termine, ormai sembra in cassaforte la vittoria per la Carife che è avanti sull'Angelico Biella per 87-61. Ora un'altra breve parentesi di pallavolo, veloce con la Martellini perché poi andremo sui campi caldi della serie di basket. Non abbiamo ulteriori finali, possiamo dirvi però che il terzo set al Palapanini di Modena tra Trenkwalder e Sisley Treviso si è concluso 35-33, quindi Modena in vantaggio 2-1 su Treviso e 3-1 nel quarto set. A te Pancrazzi. Allora, visto l'andamento delle gare, soprattutto il vantaggio di Siena, io pregherei Scaramuzzino di fare per ora soltanto dei flash di aggiornamento, poi la linea agli altri campi con l'ordine che abbiamo seguito sino ad ora. Interverrà naturalmente da Varese Russo per gli ultimi secondi. Linea a Scaramuzzino. D'accordo Pancrazzi, 5-32 alla fine della partita, rassicurante, anzi di più, il vantaggio della Montepaschi Siena, 84-61, 6-1 più 23 con Collins che comunque da solo sta cercando di tenere alla barca in linea di galleggiamento. Adesso un contropiede del Siena con Carraretto, c'è spazio anche per lui, nuovo punteggio 86-61 più 25, 5-16 al termine. Noi ci trasferiamo ovviamente a Teramo. A Teramo 2:26 da giocare, 56 Banca Terca, signora Valtino, ma sbaglia con Dinner, 57 Sutor Montegranaro, sorpasso della squadra marchigiana che ora è in attacco con Cinciarini che ha segnato gli ultimi 3 punti di questa gara. Cinciarini ancora in palleggio, cerca qualche uomo libero, lo trova in Marchinhos, poi per Cavaliero, sbaglia Cavaliero, rimbalzo di Diner, riparte Teramo con Poeta, autore di soli 4 punti, mancano proprio i punti del play teramano. Poeta per Amoroso, Amoroso riceve ora Uber, miglior realizzatore della gara con 13 punti, trova un varco e va in penetrazione a canestro, quindi sorpasso per Teramo, 1:44 dalla fine, 58 Banca Terkas, 57 Sigma Montegranaro, linea ad Avellino, qui c'è un time out. Alla palla del Mauro mancano 3 minuti e mezzo esatti alla fine della partita, c'è rimessa dal fondo in fase di attacco per Dee Brown, il playmaker ex Illinois di Avellino che adesso torna in punta per impostare una nuova azione d'attacco, chiede il pick and roll con Trautmann che poi gli fa spazio per il tiro da 3, il tiro da 3 che va a bruciare la retina e dunque tornano a 7 i punti di vantaggio per la squadra allenata da Cesare Pancotto, 64-57 per l'Air Avellino con Cousin che adesso fa il però è impreciso. La palla esce fuori, è una nuova palla persa, la 18ª per la squadra di Stefano Cioppi che è costretto a chiamare timeout. Dunque 64 Air Avellino, 57 Vanoli Cremona, mancano 3 minuti alla fine della partita, linea Ugo Russo. Cronometro fermo sul minuto e 7 secondi alla fine di questa partita, finale incandescente, termina ora il timeout chiesto da Dal Monte, il coach di Pesaro. La novità è questa, non solo siamo sul risultato di parità 84 pari con Varese che è riuscita a ricomporre le file, quindi anche il punteggio in questo finale, ma Varese stessa con Childress che è praticamente quello che ha suonato la carica in casa varesina, che va in lunetta per un tiro libero aggiuntivo dopo aver realizzato uno straordinario canestro in sottomano da 2. Childress va al tiro e porta in vantaggio Varese.
85-84, ora chiamata a reagire la squadra ospite con Green che chiama lo schema per X, il pallone che viene fatto girare, poi ancora Vekovic, ma un po' di indecisione per quanto riguarda la squadra di Pesaro. Il tiro di Vekovic non va a canestro, lo beffa, comunque avrà due tiri liberi per riportare, sia pure momentaneamente perché mancano 51 secondi alla fine, Pesaro in vantaggio, finale incandescente Pancrazzi. Sì, io vorrei soltanto tempo e risultato dai campi di Teramo e di Avellino, poi di nuovo la linea a me. Sì, a Teramo 58 pari, 1,25 alla fine, Avellino. 64 era Avellino, 57 Vanoli, Cremona, nulla è cambiato dopo il time out, 2,46 alla fine della partita, a te la linea, Pancrazzi. Grazie, torniamo a Varese. Sì, per il nuovo vantaggio di Pesaro dopo i due tiri liberi realizzati da Vekovic, 86 Pesaro, 85 Varese, c'è Varese ancora con Childress in attacco. Pancrazzi, cosa devo fare? Se non ci sono interruzioni, vai avanti, proviamo ad arrivare alla fine. Allora, 38 secondi e ancora la tripla di Childress, straordinario, che porta ancora in vantaggio la squadra di casa, 88-86, ma ora è il momento dei time out, è il momento di studiare le ultime mosse. Sì, bene così Russo, passiamo alla linea a Teramo. Sì, a Teramo 35 secondi da giocare, palla in possesso della del Monte Granaro, parità 58 pari, ecco Cavaliero che va al tiro da 3 e va a mettere dentro tre punti importantissimi a 25 secondi dalla fine, 61 Monte Granaro, 58 Banca Terkas, c'è un time out, Tevan Crazzi. Sì, andiamo allora a sentire invece a che punto siamo arrivati a Siena con Scaramozzino. Sì, Pancrazzi, mancano 3 minuti e 11 alla conclusione del match, 88 Montepaschi Siena, 63, anzi 90 adesso con questo canestro, il fallo commesso dal numero 4, intanto diciamo subito che il massimo vantaggio della partita, 90 Montepaschi, 63 per Bologna, in pratica un tappeto rosso per questi ultimi minuti a favore della capolista, Pancrazzi. Sì, grazie. Allora, noi sentiamo prima un aggiornamento da Avellino, poi ci sarà un rimpallo per il finale tra Varese e Teramo. Sentiamo Avellino. 64 era Avellino, 58 Vanoli Cremona, 2 minuti e 09 alla fine della partita, c'è Brandon Bryan in netta che mette il secondo tiro libero, dunque 64-59, più 5 per la squadra di casa, linea Varese. È sembrato interminabile il time out, ora ripreso il gioco, ha sbagliato però il tiro da tre punti, la squadra di Pesaro, la Scavolini sparra, riconquistato il pallone, potrebbe essere un pallone decisivo, Varese che quindi ha la possibilità ora di andare ai tiri liberi ancora con Childress. Russo? Sì. Teramo 20 secondi, più 3 per Montegranaro, ma pallone in possesso della Banca Terkas con Uven, 13 secondi alla fine, va al tiro Uven e mette dentro da 9 metri, quindi 12 secondi, 61-61, il 101 out, linea a te Russo. Grazie, 12 secondi per la fine di questa partita, ancora Childress con l'altro tiro libero che va a segno, 89-86, più 3 per Varese, nuovo time out, linea ancora Bracili. Qui ancora c'è il time out, quindi vi ricordiamo, più 3 per Montegranaro a 25 secondi alla fine, poi Uber che è anche il miglior realizzatore della serata con 15 punti, ha messo dentro un canestro da 9 metri, ora c'è pareggio a 12 secondi con palla in possesso della Sutor Montegranaro, linea a te. Sì, ancora. Intervengo un attimo dallo studio, sentiamo ad Avellino a che punto siamo, soprattutto a tempo. Siamo in una fase di stanca, siamo nel time out, 1 minuto e 30, la partita però non è finita, 64-59, 5 punti sono ampiamente recuperabili in 90 secondi, a te la linea Alberto. Bene così, Varese e Teramo a rimpallarsi la linea. Sì, sta ancora praticamente terminando questo time out. Allora secondi. Prendo la linea per gli ultimi 12 secondi, stanno iniziando gli ultimi 12 secondi della partita qui a Teramo, 61-61, parità, 12 secondi da giocare con
palla in possesso della Sutor Montegranaro, si appresta Marquinhos a rimettere in gioco la palla. Ecco.